Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di oggi. Nel 1889 venne inaugurata la Torre Eiffel. Concepita per esaltare il progresso scientifico e tecnologico e destinata a vita breve, la Torre Eiffel finì col diventare l'elemento cardine di Parigi. I lavori iniziarono nel 1887, impegnando 50 ingegneri e circa 200 operai. Due anni più tardi l'opera venne completata con più di un mese di anticipo, un tempo record conseguito a dispetto delle forti critiche che erano venute dal mondo letterario e artistico locale. Poeti del calibro di Rimbaud e Verlaine definirono il progetto un inutile e volgare affronto all'armonia architettonica di Parigi, arrivando a firmare addirittura una petizione per bloccarne i lavori. Il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocare la partita. Andiamo oggi a scoprire l'origine di un cognome molto diffuso in Veneto. Ed è Ballarin. Diverse sono le ipotesi. Potrebbe essere un soprannome medievale, balla, ovvero che balla. In alcuni casi invece può avere significato di instabile. Ma c'è anche un'altra storia su questo cognome. Si pensa infatti che derivi dal soprannome attribuito al capostipite Zorzi il Dalmata, che nel 1452 si trasferì a Murano, iniziando a lavorare come garzone in una fornace. Carpiti i segreti per la lavorazione del vetro, aprì una propria fornace, diventando una persona molto abbiente e rispettata. Un infortunio sul lavoro però causò a Zorzi un'evidente zoppia, diventando per tutti il Ballarin, mutato poi in Ballarin con due L. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.